Allora, Coccinella che si sblocca anche in casa dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta 7 giorni fa. Bissa qui in casa all'Aprilia Sporting Village. Di Lorenzo, vi ha dato fiducia quella vittoria o qualche momento saliente di questa partita? Ma sicuramente ce lo meritavamo e doveva arrivare prima o poi. Il motivo non c'era, cioè non c'erano motivi di andare così male fino adesso. Questo è quello che ci meritiamo ed è giusto che stia arrivando, secondo me, quindi spero che sia l'inizio di un cammino in salita. Vi aveva comunque visto almeno in parte nelle partite precedenti essere un po' al di sopra delle avversarie, e forse vi era mancato quel qualcosa in più, la convinzione di essere ancora in grado di poter dar pensieri. Certo, sicuramente ora siamo più convinte, la prima vittoria ci ha sbloccato e ripartiamo da là. Allora, Natalina Iavarone invece arriva una soddisfazione personale, anche se due volte è accapitolata, però nel primo tempo forse l'intervento più bello per te. No, beh sì, certo, anche perché per la squadra, che almeno non abbiamo preso il gol, perché sennò sicuramente dopo ci buttavamo un po' giù. Allora, lo ricordiamo, hai parato un calcio di rigore, non è facile, perché trovarsi un avversario a 6 metri che può battere in qualsiasi momento, non si sa dove. Anche il secondo, però il secondo ho sbagliato, se ci andavo con i piedi come il primo avrei parato anche il secondo, invece sono andato con le mani e non ci sono arrivata. Tra l'altro poi hai intercettato una palla con il volto, coraggiosamente, però ti sei rialzata. Sì, infatti non sento dolore perché volevo questa vittoria a tutti i costi e spero che questa sia una delle due, ma fino all'ultimo dovremmo vincere tutte. Bene, Natalina Iavarone dà coraggio, fa anche sorridere questa cosa, no? Forse il sorriso è anche quello che mancava in voi. No, sicuramente ringrazio e sono felice di avere un giocatore come Natalina che dà esperienza e dà il sorriso da tutta la squadra. No, non è ricominciata così come speravo, l'ho ripresa la squadra dopo 4-5 giornate, ma purtroppo non c'è più testa, avete ben potuto vedere che siamo una squadra un po' allo sbando, anche perché gli allenamenti sono pochi, non tutto il gruppo si allena costantemente e i risultati si vedono. Complimenti agli avversari. Allora Ciro, è difficile poi quando si subentra campionato in corso ritrovare soprattutto anche una questione psicologica della squadra. Non è facile poi mandarle continuamente, ti abbiamo sentito dire dalla panchina, non c'è convinzione sul pallone. Sì, è vero, non c'è convinzione, non c'è il coraggio, non c'è la voglia di giocare, non c'è quella cattiveria agonistica che manca su ogni palla dettata. Il mister non può stare dalla panchina a chiamare sempre le posizioni, anche perché siamo ragazze affermate, quindi non siamo ragazze di primo pelo, quindi sappiamo bene come giocare. Non c'è la convinzione, non c'è la cattiveria, questa è la pura verità. Allora, Ci sarà ancora una partita da giocare, la prossima settimana scatta il girone di ritorno, poi una pausa che è quella natalizia, in genere si usa per un po' per ricaricare le pile. La pausa natalizia le società le usano per ricaricare le pile, io purtroppo con la squadra mia 3-4 ragazze vengono dal sud Italia, quindi riusciamo a fare ben poco anche durante la pausa natalizia. Certo, sicuramente non staremo fermi, faremo del nostro meglio per cercare di affrontare il girone di ritorno nel miglior modo possibile.